conviene avere un quartiere che mantenga nell'ignoranza, perché è bacino di manodopera delinquenziale, è bacino di manodopera clientelare, è bacino di manodopera economica. Conviene che ci siano quartieri così, ma in questi quartieri così tanto vessati c'è un'umanità e solidarietà immane. Da una mappatura che può essere fisica del quartiere, c'è una mappatura umana molto forte e questa fa relazione, e la relazione è quello che ci dà là per il cambiamento. Qui avete delle mappe fisiche, noi abbiamo le mappe umane, corporee, proprio noi abbiamo una mappa corporea. Questa va abbinata, cioè mappa fisica e mappa corporea. Noi siamo fatti anche di materialità, ne parliamo spesso di questo. Quindi dico a tutti i scout, prima di essere scout sono persone con i loro problemi, le loro stanchezze, le loro fatiche, di comunque di lottare, di stare sul territorio. Bisogna sbloccare ormai queste differenze ideologiche, non esistono più. Se non parti dalla positività non creerai mai. Problema nostro è quello sbagliato, Giovanni è cattivo e Gaetano è disgraziato. Dobbiamo ritornare allo stupore, alla meraviglia. E chi più dei scout che hanno anche la meraviglia dell'impegno quotidiano, dello stupore della natura, del gioco. Quindi ritorniamo a questi, non voglio dire valori, ma proprio necessità interne dell'uomo. Non siamo solo esseri economici. L'uomo non è fatto di consumo, l'uomo è fatto di felicità. È inutile che faccia finta. Questi ragazzi studiano solo, cioè fanno solo quello, non sono più umani. Ma che messaggi diamo noi come adulti? I soldi, il potere, te devi sposare perché te devi sistemare, il figlio è meglio non farlo perché se no costa, te leva i tuoi spazi, le tue relazioni, quindi non è che diamo questi grossi messaggi. Cioè, capitemi, ci portiamo appresso un bagaglio umano che è personale. Non può essere scavalcato dall'economia, dai soldi, quello si fa così e quello fai colà, e tu la sera vedi la televisione, l'amore lo fai la domenica, è tutto codificato, no? L'uomo non è un essere codificato. E allora quella parte di cristianesimo che ha bacchettato, tu sei gay e tu sei là, sono stupidaggini, non è così, Cristo non ha mai detto questo. Rifacciamo una rilettura storica del cristianesimo, facciamo piccole comunità che dal piccolo che si cambia, è lì e uniamo le nostre forze. Che io dico sempre che siamo diventati un popolo molto intellettuale e filosofico, ma noi dobbiamo ritornare dall'agire, che ritorniamo a un pensiero che loro chiamano filosofico, io chiamo spirituale, l'afflato, la forza, capito? E quello è il vero messaggio che dobbiamo dare. Quindi il cristiano deve partire da là, ma non si deve chiudere.